senza tramonto la festa sarà, perché finalmente saremo con te. Tu quando verrai, Signore Gesù, per sempre dirai, gioite con me, noi ora sappiamo che il regno verrà nel breve passaggio, viviamo di te. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Desidero ringraziare tutti gli insegnanti, i dirigenti, il personale, gli studenti, tutto il mondo della scuola che ha accolto l'invito a incontrarsi qui insieme con il Vescovo per questa celebrazione che vuole essere un momento di per in cui rinnovare la fede nel Signore e il senso di responsabilità per la vita della scuola, il bene che la scuola rappresenta per la nostra società e per il suo futuro. Grazie di cuore. Prepariamoci a celebrare bene questa Eucaristia, chiedendo umilmente il perdono di tutti i nostri peccati. Tu che hai esteso a tutte le genti la benedizione data ad Abramo, Kyrie Eleison. Kyrie Eleison. Tu che nell'acqua e nello spirito ci hai rigenerati a tua immagine, Kyrie Eleison. Kyrie Eleison. Tu che ravvivi in noi l'attesa del tuo regno, Kyrie Eleison. Kyrie Eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Ispira alla tua famiglia, o Dio onnipotente, il proposito santo di andare incontro con operosa giustizia al Salvatore che viene, perché meriti con i tuoi eletti di possedere il regno dei cieli. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Benedicimi, Padre. Leggi nel nome del Signore. Lettura del profeta Isaia. Così dice il Signore Dio: ascoltatemi, esperti della giustizia, popolo che porti nel cuore la mia legge. Non temete l'insulto degli uomini, non vi spaventate per i loro scherni, poiché le tarme li roderanno come una veste e la tignola li roderà come lana. Ma la mia giustizia durerà per sempre, la mia salvezza di generazione in generazione. Svegliati, svegliati, rivestiti di forza, o braccio del Signore. Svegliati come nei giorni antichi, come tra le generazioni passate.
Non sei tu che hai fatto a pezzi Rab, che hai trafitto il drago? Non sei tu che hai prosciugato il mare, le acque del grande abisso, e hai fatto delle profondità del mare una strada, come vi passassero i redenti? Ritorneranno i riscattati dal Signore e verranno in Sion con esultanza. Felicità perenne sarà sul loro capo. Giubilo e felicità li seguiranno. Svaniranno afflizioni e sospiri. Io sono il vostro consolatore. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Popoli tutti, acclamate il Signore. Alleluia, alleluia. Popoli tutti, acclamate il Signore. Alleluia, alleluia. Grande è il Signore e degno di ogni lode nella città del nostro Dio. La tua santa montagna, altura stupenda, è la gioia di tutta la terra. Popoli tutti, acclamate il Signore. Alleluia, alleluia. Il monte Sion, vera dimora divina, è la capitale del grande re. Il Dio nei suoi palazzi un baluardo si è dimostrato. Popoli tutti, acclamate il Signore. Alleluia. Benedicimi, Padre. La lettura apostolica ci illumini sulla via della vita. Lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, su alcuni punti vi ho scritto con un po' di audacia, come per ricordarvi quello che già sapete, a motivo della grazia che mi è stata data da Dio per essere ministro di Gesù Cristo tra le genti, adempiendo il sacro ministero di annunciare il Vangelo di Dio, perché le genti divengano un'offerta gradita, santificata dallo Spirito Santo. Questo dunque è il mio vanto in Gesù Cristo nelle cose che riguardano Dio. Non oserei infatti dire nulla se non di quello che Cristo ha operato per mezzo mio per condurre le genti all'obbedienza, con parole e opere, con la potenza di segni e di prodigi, con la forza dello Spirito. Così da Gerusalemme e in tutte le direzioni fino all'Illiria ho portato a termine la predicazione del Vangelo di Cristo. Ma mi sono fatto un punto di onore di non annunciare il Vangelo dove era già conosciuto il nome di Cristo, per non costruire su un fondamento altrui. Ma, come sta scritto, coloro ai quali non era stato annunciato lo vedranno, e coloro che non ne avevano udito parlare comprenderanno. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Alleluia, 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 alleluia. Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri, ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Ecco, il Signore viene, tutti i suoi santi con lui, e splenderà in quel giorno una grande luce. Alleluia. Benedicimi, Padre. Il Signore sia nel tuo cuore, sulle tue labbra, perché tu possa annunciare degnamente il suo Vangelo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Lettura del Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. In quei giorni venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giudea dicendo: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Egli infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaia quando disse: voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi. Il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: razza di vipere, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? Fate dunque un frutto degno della conversione e non crediate di poter dire dentro di voi: abbiamo Abramo per padre, perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. Già la scure è posta alla radice degli alberi, perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell'acqua per la conversione, ma colui che viene dopo di me è più forte di me, e io non sono degno di portargli i sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile.
Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Sì, le parole di Giovanni il precursore sono parole aspre, esigenti, ma qual è l'intenzione che li muove? A che scopo mirano? Sì, anche le parole del profeta sono affascinanti e provocano il Salvatore di Israele perché il suo braccio non rimanga assopito. Ma dove sta il fascino di queste parole profetiche? E per attaccarci al contesto in cui celebriamo, dobbiamo dire sì, i protagonisti del mondo della scuola si affaticano ogni giorno in una impresa che talora lascia insoddisfatti e talora sembrano scoraggiati dalla complessità delle situazioni. Ma che parola posso dire io facendomi voce della Chiesa, facendomi eco della parola che abbiamo ascoltato in questa celebrazione? Mi sembra che si possa pronunciare un titolo e trarre ispirazioni per un cammino. Mi sembra che tutti siamo chiamati ad elevare il capo, ad alzarci in piedi e gridare: benvenuto futuro, benvenuto futuro. Ogni giorno la gente che va a scuola, la gente che ha a che fare con i bambini, i ragazzi, gli adolescenti, i giovani, con il suo lavoro, con la sua passione, contrasta i luoghi comuni e grida: benvenuto futuro. Ogni giorno chi va a scuola, chi si dedica alla scuola, contrasta quell'atteggiamento che dichiara perdente e inutile l'impegno educativo e dicono invece: benvenuto futuro. Noi crediamo che valga la pena di proclamare anche oggi: preparate la via al Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ci appassioniamo all'impresa di accompagnare i ragazzi a vivere da protagonisti la loro vita e ci appassioniamo all'idea di dire che tocca loro essere protagonisti di quel pezzetto di storia che devono attraversare. Benvenuto futuro, perché noi crediamo che valga la pena di insegnare e di educare. Benvenuto futuro. Ogni giorno i genitori, i docenti, gli operatori del mondo della scuola guardano in faccia i bambini, i ragazzi e gli adolescenti con cui hanno a che fare e ne vedono tutta la bellezza e ne vedono anche tutti i limiti, ne vedono tutte le gioie e anche tutte le ferite. Vedono anche la loro mania di curarsi e anche il loro scriteriato trascurarsi. E facendo sintesi di tutte queste osservazioni che rivolgono a coloro a cui insegnano,
possono proclamare benvenuto futuro. Noi continuiamo ad essere convinti che proprio questi ragazzi, proprio questi, e non solo quelli dei secoli passati, proprio questi invocano un aiuto per diventare uomini e donne, per imparare a farsi carico di sé e del mondo in cui vivono, imparando proprio dalla scuola, dai docenti, dai loro educatori, imparando a comunicare, imparando a pensare, imparando a lavorare. Certo, lo sappiamo e lo vediamo che ci sono tanti adulti che avvertono che nel loro futuro non ci sono solo promesse, ma anche minacce. Certo, tutti intuiamo che sfide inedite e difficoltà impensate incombono sul futuro, e proprio per questo gli educatori, gli insegnanti sentono una sintonia con la parola inquietante di Giovanni: già la scure è posta alla radice degli alberi. Sembra quasi di avvertire un grido da fine del mondo, ma la minaccia non è per fare paura, ma è per urgere la conversione e l'impegno. Noi non possiamo permetterci di perdere questa generazione, non possiamo permetterci di perdere nessuno. Per tutti e per ciascuno noi vogliamo proclamare benvenuto futuro. Noi abbiamo fiducia in queste giovani generazioni. Benvenuto futuro non è la retorica di un ingenuo ottimismo che vuole rassicurare la fascia di adulti smarriti e incerti su che cosa valga la pena di proporre, di insegnare e di promettere. Benvenuto futuro è piuttosto il grido che viene da un animo di chi decide di credere a una promessa, che non è una promessa elettorale, ma è l'impegno di Dio a fare alleanza con l'uomo. Benvenuto futuro non è la presunzione di chi pretende di essere l'unico protagonista e artefice insindacabile e onnipotente della propria storia, ma piuttosto il grido di chi è convinto della speranza, perché crede che il regno dei cieli è vicino, non come una istituzione che domani si realizzerà sulla terra, ma come una presenza amica in tutte le epoche della storia, anche nel futuro. È la parola profetica che contesta ogni arroganza, è la parola incoraggiante che chiama al compimento, è la parola esigente che chiama a conversione. Benvenuto futuro, noi crediamo che Dio operi nella storia come alleato del desiderio degli uomini e delle donne di essere felici. Benvenuto futuro, non si tratta di una corsa scriteriata che insegue la novità per se stessa, ma del percorso audace e insieme saggio che si appassiona all'impresa di custodire il mondo e di renderlo più abitabile. Per questo il benvenuto al futuro si alimenta della cultura che fa tesoro del passato e si esercita nel pensiero e si fa forte per resistere alle seduzioni dell'apparenza. Perciò attinge ai testi antichi e ne trae spunto per non piegarsi agli idoli del presente. Impara a praticare le competenze di ogni genere per la passione di sentirsi utile in qualche cosa. Insomma, il benvenuto futuro abita
a scuola, se la scuola è all'altezza del suo compito. Benvenuto futuro, noi siamo cultori di una sapienza che aiuta a sperare. Con queste parole, quasi un cantico, si può forse tradurre la predicazione aggressiva di Giovanni il precursore e la protesta del profeta, perché questa domenica è domenica d'avvento e quindi è adatta all'esultanza fiduciosa. Benvenuto futuro, la presenza in questo Duomo di quelli della scuola induce facilmente a considerare la scuola come un tempo di avvento e a formularne l'identità come un cantico. Benvenuto futuro. Cieli de super et nubes proantiosto aperiatur terra et germine salvatore. Fratelli e sorelle, affidiamo le nostre preghiere al Signore Gesù perché raccolga tutti i popoli nell'unità e nella pace. Preghiamo insieme e diciamo: vieni, Signore Gesù. Vieni, Signore Gesù. Per tutte le comunità cristiane sparse in ogni continente a testimoniare la Signoria di Dio. Siano comunità gioiose nella fede, animate di speranza, attive nell'amore accogliente e misericordioso. Ti preghiamo. Vieni, Signore Gesù. Per tutte le comunità cristiane, per quanti non credono più o sono in sincera ricerca del senso della vita, siano scosse dalle provocazioni dei testimoni e dei profeti dei nostri giorni, ti preghiamo. Vieni, Signore Gesù. Per tutte le famiglie, si sentano chiamate a preparare la via del tuo avvento attraverso una rinnovata alleanza di amore tra sposa e sposo e tra genitori e figli. Ti preghiamo. Vieni, Signore Gesù. Per noi, raccolti in questa Eucaristia, nell'attesa della manifestazione gloriosa del nostro Signore e Salvatore. L'impegno di fedeltà al nostro battesimo attraversi tutta la nostra vita quotidiana. Ti preghiamo. Vieni, Signore Gesù. Sostieni in noi, o Dio, la speranza. Accresci la nostra fede e il nostro amore filiale. E ricolmaci di grazia secondo le tue promesse, per Cristo nostro Signore. Amen.
secondo l'insegnamento del Signore Gesù, prima di presentare i nostri doni all'altare, scambiamoci un segno di pace. Ci sediamo. Per celebrare con frutto l'Eucaristia, sacramento dell'unità della Chiesa, proclamiamo insieme la fede cattolica. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre
e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Donaci, o Dio onnipotente, per la forza divina di questo mistero, la vita eterna di Cristo tuo Figlio, che si è fatto partecipe della nostra natura mortale e vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre qui e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, che sei Dio di misericordia e alla punizione della colpa preferisci sempre un generoso perdono. Nell'umanità del tuo Figlio hai ricreato l'uomo perché la morte non deformasse in lui la tua immagine viva. È grazia della tua pietà che ci salva. Dalla carne di Adamo il peccato ci aveva dato la morte. Dalla carne di Cristo il tuo amore infinito ci ha riplasmato alla vita. Per questo dono, uniti alla gioia degli angeli, eleviamo insieme l'inno della tua gloria. Santo, santo. Santo sei tuo Padre e fonte di ogni santità. Santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte.
Il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, o Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati delle nostre sorelle e dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, con Sant'Ambrogio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Omnescientes laudite manibus, qui a Deus noster, manifeste veni. Lasciandoci guidare dallo Spirito Santo che prega in noi e per noi, diciamo insieme la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma guarda alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi. E con il tuo spirito. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa,
ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Vieni, tuo cielo,
Preghiamo. La forza ricevuta nei tuoi misteri, o Dio onnipotente, ci aiuti a vincere il nostro egoismo e ci confermi nel desiderio del tuo regno, per Cristo nostro Signore. Amen. Desidero rivolgere un saluto particolare alle parrocchie di Vedano all'Ambro e di Palazzolo sull'Oglio, che hanno partecipato in modo significativo con un gruppo consistente di ragazzi, di adulti, a questa celebrazione eucaristica. Desidero ancora ringraziare tutte le componenti del mondo della scuola, ringraziare l'ufficio scuola della diocesi che si è fatto carico di invitare, di accogliere, di accompagnare alla visita di alcune parti importanti del nostro Duomo e del museo. Desidero ringraziare i rappresentanti della dirigenza regionale della scuola che vedo qui presenti e tutti coloro che sono qui. Capisco che la mia conoscenza del mondo della scuola ormai è un po' dall'esterno, però intuisco anche i formidabili problemi che ci sono, le sfide che si devono raccogliere, perché la scuola è il luogo dove vanno tutti i ragazzi, gli adolescenti e i giovani, e quelli che non ci vanno già rappresentano una ferita che non si rimargina, e quelli che ci vanno talvolta rappresentano un bisogno di accompagnamento molto complesso, molto difficile, talora frustrante. Però ecco, noi che vogliamo vedere il bene che c'è in ogni ragazzo e le potenzialità che abbiamo e che l'istituzione ha, vogliamo essere pieni di fiducia. Quindi io voglio benedire il vostro lavoro, dire il mio sostegno, il sostegno della Chiesa a tutti coloro che si dedicano all'educazione, alla formazione, e vorrei salutarvi tutti e anche salutare quelli che non sono venuti, anzi mi sembra che sia giusto che io vi affidi un incarico. Ecco, domani o nei prossimi giorni, quando andate a scuola, incontrando i colleghi, incontrando i ragazzi, vorrei che voi foste la mia voce per dire: il Vescovo ti saluta, il Vescovo desidera incoraggiarti nel tuo lavoro, nel tuo cammino di studio, il Vescovo sa che in questa scuola si può dire benvenuto al futuro, perché noi crediamo nel nostro lavoro e lo facciamo al meglio che possiamo. Ecco, vorrei che voi portaste questo messaggio anche a tutti i vostri colleghi, compagni di studio, dirigenti, tutta la gente che lavora nella scuola. Per questo invoco per tutti la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace nel nome di Cristo.